Neo mini corso di bestemmie ideato da Nasica Maschio e diviso in sequenze di apprendimento. Bestemmie di primo livello. Bestemmie utilizzate da primi cadetti e da persone colpite da lieve frustrazione. Madonna cirrotica, Gesù infetto, Dio incrociato, Maria riciclata, Gesù Cristo con i vermi, mannaggia colui che è, Dio ebreo, Dio pervertito, Gesù emarginato, Dio bisessuale, mannaggia la Trinità, San Giuseppe Bucaiolo, porco Ratzinger, mannaggia l'Arcangelo Gabriele. La sezione cadetti è ora conclusa. Inizia ora la sezione nascita di talenti. Mannaggia i vermi vaginali della Madonna Troia, porca la madre di quel nazista del pontefice, Dio omosessuale sodomizzato dal figlio sieropositivo, maledetto San Francesco che rinuncia al suo denaro per quella merdaccia di Dio, porca Madonna orgiaiola fallita, Gesù ritardato con le convulsioni. Anche la sezione nascita di talenti è conclusa. Inizia ora la sezione guida spirituale, riservata a coloro che gradiscono la raffinatezza delle bestemmie leggermente prolungate. Gesù biscione che trombatosi il cadavere di Maria Maddalena figlia di Troia lebbrosa, viene punito dal padre disturbato con un diluvio universale di sperma. Santa Giusta incementata viva nel muro del pianto macchiato del sangue di Santa Lucia che lì, viene continuamente sbattuta da quel pervertito di Pietro il quale dopo che venisse, il gallo cantò tre volte. Porco Giuda che impiccatosi dopo aver consegnato quel bastardo di Gesù Cristo figlio di stronzo assessuato, imbrattò con una cagata post morte la Madonna con l'AIDS coinvolta in un'orgia assieme a Sant'Anna sua madre, Santa Cristina, e 15 negroni mandati da quell'uccellaccio necrofago dello Spirito Santo. Possiamo ora ritenere conclusa la sezione guida spirituale. Ora inizia la sezione Illuminato, una delle sezioni più altisonanti che colpisce i cristianacci bigotti con una sola, grandissima bestemmia. Mannaggia la suddetta Troia Maria gettata in un bordostrada ubriaca e puzzolente di birra violentata da tre negroni ebrei che sono i re magi andati in fallimento perché hanno venduto l'oro per comprare l'erba al dio tossicomane giamaicano che sballatosi incula il figliolo autistico mandandolo in uno stato traumatico al punto che fugge a sfogare la sua disperazione negli insaziabili culi degli apostoli malati terminali che avevano concluso lo sterminio di tutti i seguaci di quel cane rognoso di Mosè formandoli in bottoni, candele e sapone con cui avrebbero pulito la figa malata a quella stronza di Maddalena mentre faceva un segone al famigeratibilizzissimo falegname fallito San Giuseppe.